Ciao a tutti ragazzi, grazie a Luca per l'iscrizione. A dire la verità, questa live avevo sperato di poterla fare in giro, facendo due passi, riprovando quindi a fare una live camminando, ma comincia a piovere, quindi niente. Lasciatemi un minuto che vado a prendere qualcosa con cui fare uno spuntino. Sapete cosa facciamo? Mi è venuta questa idea malsana, visto che facciamo una sorpresa alla Erika e visto che sabato mi sono dedicato allo stiraggio e c'era ancora della roba venuta pronta ieri, stasera ho detto lunedì sera stiro io e invece stiro io intanto che arriva lei. Oh, Ale! Aspetta, eh. Aspetta, 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 che ho visto una bella domanda ciccia di Crazy Cry. Ciao! Sto recuperando la saga di Kingdom Hearts. Figa, auguri. Al momento sono al 2. Figa, auguri! In un tuo vecchio video dicevi che si tratta di una delle tue saghe preferite. Cioè, vorrei che davvero esistesse una macchina del tempo per poter tornare indietro e prendere a calci in faccia quel coglione, cioè io, che ha detto una cosa del genere. Francamente, no. Faccio fatica a crederci. Dicevo, francamente faccio fatica a credere che io possa aver definito Kingdom Hearts una delle mie saghe preferite. Però può anche essere che anni fa, ciao Stefano, anni fa fossi un disgraziato, un mentecatto, un cretino, un Power Ranger. E quindi arrivo, eh. E quindi abbia detto una cosa del genere. Francamente mi sembra poco probabile che io abbia detto così, perché a mia memoria non solo non mi ricordo di aver mai detto che Kingdom Hearts fosse una delle mie saghe preferite, ma non è questione di ricordare, è proprio questione che non mi pare sia così, ecco. Come hai fatto a sopravvivere alla mole di donne che ha rincorso mentre stavi tornando a casa? È semplice, Enrico. Torno a casa in macchina, quindi i casi sono due: o sono più veloce di loro e quindi non riescono ad attaccarsi a questo corpo meraviglioso, oppure finiscono sotto la macchina, tipo Carmageddon. Però quella è un rischio che anche loro sanno di correre nel momento in cui decidono di accorrere. Dicevo, non mi pare appunto durante la top 10 2010 dove c'era Birth by Sleep, credo. Non mi stai comunque convincendo di questa mia affermazione. Però ripeto, può anche essere che sia stato, non lo so, annebbiato dai fumi dell'alcol dell'epoca. Il primo mi era piaciuto, il secondo probabilmente anche più del primo. Ma già passando tra il primo e il secondo ho cominciato ad avere dei dubbi circa la mia possibilità di tener traccia della trama che legava i vari capitoli, semplicemente perché non ci capivo già più un cazzo. Poi col passare degli anni il numero dei capitoli è diventato abnorme. Io li ho giocati praticamente tutti, o meglio, ho giocato tutti quelli che non mi hanno rotto i coglioni, e sostanzialmente li ho giocati tutti tranne quello per DS, per 3DS, ma alla fine, cioè col 3, non vi nascondo, ma ve l'avevo detto, di averlo giocato semplicemente perché come gameplay a livello di action RPG, se proprio vogliamo incasellarli in un genere videoludico preciso,
non mi sono mai dispiaciuti, ok? Detto ciò, ho giocato il 3 un po' per la voglia di rimettere mano su Kingdom Hearts dopo anni che non lo facevo, ma anche per... cioè l'ho fatto sapendo che non mi sarei minimamente sforzato per capire la sua trama, che non ho appunto capito. Farenz uscirà, caro Farenz, ti scrivo, spero di sì. Se lo dicessi... sì, lo dicesti parlando di Bird by Sleep. Lo stesso anno hai criticato, esatto, e consigliato Chain of Memories, sicuramente il mio capitolo portatile preferito, titolo che non mi è piaciuto per il gameplay. Vabbè, ci sta. Alla fine... wow, cazzo! Se tu l'hai giocato... grazie a Dani Staffo 85! Se tu l'hai giocato nella speranza di... cioè, con l'idea di giocare un Kingdom Hearts classico, vabbè, ovviamente... e la possibilità che tu rimanessi deluso era piuttosto alta, perché si discosta, però come gioco, se vogliamo come gioco di carte, a me non è dispiaciuto affatto. Tra tutte le tue magliette nerd, qual è la tua preferita? Beh, chiaramente quella che uso per i video, faccio a meno di dirlo. Io voto Dio Pane. figa, in quella maglia lì però Roby mi ci entra un braccio ormai. Ok, perché comunque non ci metto tanto a stirare tutta sta roba, quindi dopo. Darai una possibilità ad Astrobot? Assolutamente sì. Fatemi passare Plucky Squire, che tra l'altro, adesso che rimanga pure internos, Plucky Squire è uno dei giochi che più attendevo nel corso del 2024, ora finalmente esce e ci metterò mano domani sera, no? Probabilmente, se avrò tempo. Ok, ma non è da escludere che sia un gioco che non mi piaccia, eh? Cioè, potrebbe anche farmi cagare e dico, vabbè, basta, passo ad altro. Sì, sarebbe un po' da stronzi pensare che uno dei titoli più attesi da me di quest'anno venisse poi abbandonato quando ho appena passato non so quante ore su Princess Peach e Showtime. Però non credo succeda così, però. Astrobot veramente una perla videoludica. Figa, ragazzi, attenzione perché state pompando il mio hype in una maniera veramente esagerata, secondo me. Fiero di essere... di autocontraddirmi riguardo questa cosa qua, ma secondo me cioè, come mi erano piaciuti i precedenti, probabilmente mi piacerà anche questo. Figa, però, definirlo rara perla videoludica, ma magari anche no, ma vediamo. Io a Majora's Mask non vorrò mai giocare perché mi inquieta tanto. Ah, ovviamente ho giocato la versione rimasterizzata per PS4 di Chain of Memories, quindi non in versione portatile. In ogni caso ti dico che, quantomeno per il momento, non sto avendo la difficoltà a seguire la trama, ma solo perché li sto giocando tutti di seguito. Figa, che coraggio, complimenti. Buonasera, bellissimo, grazie Xenmas. Plucky Squires è di gioco adorabile. Mi aspetto il giusto dal gioco. Vediamo. Sì, anch'io diciamo che sono attirato da questo gioco proprio per questa sua componente un po' adventure, un po' infantile, un po' fiabesca, un po' Zelda anche se vogliamo. Quindi vediamo. Domani ore 18, in questo preciso momento, sarà in download. Sto giocando a Space Marine 2, mi sto divertendo veramente un sacco, ma sai che ci sta? Ho visto dei video, cioè pur essendo totalmente... vuoto dal punto di vista delle informazioni riguardo il brand, riguardo Warhammer, Space Marine, che è quello che ho visto sembra abbastanza divertente, insomma, TPS è carino, anche a me attira. Vado, che tutti stanno elogiando Astrobot, vedo che tutti ora sono curioso. Bravo Gianlu, figa, eccolo lì, bravo, 29 mesi, così si fa. Dai ragazzi,
Dai, ostia, che devo comprare Astrobot. Ah, mamma mia. Lo puoi giocare senza conoscere la lore. Angelo Guerreschi, ciao anche a te. Io sto giocando a Tears of the Kingdom. Un piacere tornare su questa Hyrule. Ma quanto cazzo dura sto gioco? Non si vede la fine. Guarda, ho giocato 105 ore, stando al counter della console, sia su Tears of the Kingdom sia su Breath of the Wild. Qual è il tuo rapporto con le recensioni dei videogiochi, Longa? Io vengo a casa tua e ti meno, per Dio. Va bene? Forse ti hanno già fatto questa domanda. Volevo chiederti quale preferissi tra A Link to the Past e Ocarina of Time. Bella domanda, difficile dare una risposta, però col cuore ti rispondo A Link to the Past. Un po' perché, seppur Ocarina of Time abbia rappresentato una pietra miliare nell'intera industria videoludica, non solo a livello di primo gioco 3D di Zelda, è quello che provai nel passare dagli Zelda su Nintendo allo Zelda su Super Nintendo non venne mai più eguagliato. Ti è venuto un po' di voglia di giocare a Rebirth o ancora zero? Assolutamente no. Ma non per colpa del gioco, sia chiaro. Porco Diaz! Che due coglioni! Sta figa di maglia della stella di Okan, tante. Il nuovo Zelda lo giocherei? Sì. Ho visto il tuo video su Majora. Non credo di aver mai fatto un video su Majora. Partiamo dal fatto che Ocarina of Time e Majora sono i due migliori giochi della serie assieme a The Wind Waker. Detto da chi? Sulla base di cosa? Non si sa. Vabbè. Andiamo avanti comunque, ragazzi. Andiamo avanti. Che qua ho visto il tuo... Ma figo, ho mai fatto un video su Majora io? Ma non credo proprio, Cristo. Ma zero. Vabbè, andiamo avanti. Qua ho già preso tutto. 1, 2, 3. Ciao perché è. Andiamo avanti. Wind Waker, uno dei miei capitoli 3D preferiti di Zelda, al punto tale che forse non lo so, brasato dai fumi dell'alcol, non ho idea, comprai l'edizione HD, mi pare che si chiami così, per Wii U e non l'ho mai giocata. Ho recuperato Kingdom Hearts 1 qualche tempo fa. Mi sembra che i creatori si sono drogati. Congiuntivi un po' carenti, ma Davide ti perdono perché non sei autoctono. A mio parere... Ah, però tu avevi detto che non hai mai finito Majora perché non ti piaceva il tema dei 3 giorni. Certamente, confermo la cosa. Mai finito. Dai che domani pomeriggio arriva Plachi, dai cazzo, sì, dai, che eccolo lì, tac, la Erika ha lavato con dentro un fazzoletto di carta. Mannaggia a Dio! Io ho iniziato, per scherzo, Path of the Goddess, e finora la mia sorpresa dell'anno. Ne hai sentito parlare? Il titolo mi dice qualcosa, ma al momento non mi ricordo quale gioco sia. Indovino seconda Coppa C? Beh, ormai sì, praticamente. Molto carino. Devo guardarlo. È sul pass. Cazzone. Non so cosa. Path of the Goddess. Non so con chi stai parlando, però, con il pass. Poi io ho anche disegnato la maschera di Majora. Aspetta, la cerco anch'io. Aspetta, eh. Eccola! No! Non è la maschera di Majora. Ho trovato chi se ne incula. Path of the Goddess è quello di Capcom, vabbè. Anch'io ho Wind Waker per Wii U da giocare. Ed è l'unico motivo per cui traslocando mi sono portato dietro il Wii U, console che è ancora nell'armadio. Vabbè, ci sta. E il titolo del game Action Tower Defense. Oh, figa, al momento non mi viene in mente, zio canta. Dopo guardo. Comunque, Roberto, è sul pass, eh? Ci faccio una pippa ormai col pass, visto che non sono più membro pass. Diciamo che il periodo
di, in cui sono stato membro del PAS è passato. Perché sei annebbiato da quel gioco meraviglioso intitolato Plaghi Squad, capisco. Testiri, io stucco. Ale. Bon, fica. Io però sbaglio sempre sulla previsione delle tempistiche necessarie per stirare le robe che vedo, perché figa Dio, stanno aumentando. Dottor Farenz comprerà la 5 Pro? No! No. A Link to the Past, figa, bravo Luca, bravo! Bravo! No, l'unica maniera per vedere una PS5 Pro in casa mia è che Sony me la regali. E calcolando che non ho contatti in Sony e Sony non mi ha mai regalato un cazzo, credo che difficilmente entrerà in casa Farina. Marco, quale controller preferisci? Sai che è una domanda molto difficile, specialmente in questa generazione. Bravo Mortadella, non so risponderti, Cristo. Non so risponderti perché... Attenzione, perché a differenza delle generazioni precedenti in cui bene o male individuavo quello che io preferivo ed in genere era un pad Sony, quest'anno nel momento in cui devo, cioè quest'anno, in questa generazione, nel momento in cui mi viene posta questa domanda, devo fare un elenco dei difetti di ognuno dei pad e da lì capire quello che preferisco per difetto, in sostanza. Allora, come al solito, vi dico che come disposizione io ho sempre prediletto il controller a testa di cane, quindi con gli analogici in linea, ok? Quindi è per quello, banalmente, che ho sempre prediletto i controller Sony. L'apice, secondo me, è stato con il controller della PS4. Con il DualSense, secondo me, se da una parte ci siamo evoluti con tutta una serie di feature inutili, il problema è la batteria. La batteria è il cancro del DualSense. Potessi, figa, buttarlo fuori dalla finestra, lo farei. Non lo faccio perché costa, ma veramente odio questo controller. Controller PS4, batteria durava poco, vero, specialmente se paragonato alla concorrenza, ma non ai livelli del DualSense. Il pad Xbox non mi dispiace, ma col fatto che ha questa forma trapezioidale, segnatevi trapezioidale, è l'unico controller, ma tutti i controller di Microsoft mi hanno sempre dato un po' fastidio nel momento in cui gioco per tanto tempo, proprio per questa conformazione molto a manubrio, diciamo. Quindi per forza di cose devo rispondere il controller Pro dello Switch, nonostante abbia molte meno feature di quelle degli altri, non lo so. E poi vabbè, il fatto che lo debba ricaricare 3 volte all'anno è una cosa sicuramente di cui tener conto, ecco. Il DualSense è sempre in carica, esatto. Cioè, io ogni volta, devo dirtelo, vederti stirare mi eccita, mi fa piacere, Nino, un bacione. Porco Dio, ecco, porca troia, scusatemi ragazzi, mi è scappata. Io Joy-Con tutta la vita, ma no, figa, pazzo. Io ho ripreso a giocare con PS5, devo mettere sempre sotto carica, meno male che ne ho due. Anch'io ne ho due. Non è quello il... cioè non salvo la situazione col fatto che ho due controller, ok? Anzi,
cioè il fatto che io ad ogni sessione di gioco mi ritrovi ad avere il controller, porco Diaz, con due tacche, mi sta sul cazzo. Indipendentemente dal fatto che quelle due tacche lì potrebbero durarmi ancora 4-5 ore, quindi potrei farmi sicuramente almeno una, se non due, se non tre sessioni successive. Oh, non c'è niente da fare, fica, lo odio. È imbarazzante. Su Switch usi il controller esterno, ho detto che uso il Pad Pro. Io da quando ho preso la basetta di ricarica non ho più alcun problema. No. Dio Cristo! Non è quello il problema, puttana madosca! Perché quando finisco di giocare, figa, vengo di qua e lo attacco al primo cavo USB-C libero, ok? Non rimango mai senza controller, senza batteria. Figa, Dio! Non è quello il problema è la durata della batteria. Cristo. Che TV hai preso? Non me lo ricordo più. È un LG C3, credo. Non lo so. È una strategia di marketing per fartene comprare due. No, non credo proprio. Non credo assolutamente che sia così. Questo proviamo a fare così, la speranza di non rovinare la gonna della Erika, se no sono Dix. Quanto costa The Plucky Squire? 30 euro mi pare. Il DualSense è un ottimo controller con batteria scadente, possiamo riassumere così. Sì e no. Adesso porto di là queste robe e vi spiego come lo definirei io. Il DualSense io lo definirei come un ottimo controller con delle ottime potenzialità inespresse, e in più con il problema della batteria. Ottima TV da 55 o 65? Non me lo ricordo. Porca troia. Però credo di riuscire a dirtelo. Credo di riuscire a dirtelo. No, non credo di riuscire a dirtelo. Perché non... Pensavo fosse tra i cosi Bluetooth. Porco Diaz, ho acceso la tele. Fanculo. Zio Pera. Ma perché mi fate fare ste cose? Che cazzo vi ho fatto di male, ostia madonna? Vabbè, chiedetelo a Roberto. Roberto lo sa di sicuro. Credo 65. Ma la TV che hai comprato ultimamente è 4K? Figa, ormai credo che sia impossibile trovare dei televisori che non siano 4K. No, Marco! È possibile che ci siano ancora solo Full HD! Lo so! Era un'iperbole! Per chi non lo sapesse, The Plucky Squire è gratis da domani con PlayStation Plus. Certo. Non è una coincidenza, non sei il primo che mi fa notare questa cosa con il controller Xbox. Non lo so. A me con Elden Ring, ma driftava. Ma hai preso Steam Deck? Me l'ha prestata Marione. E da domani tornerà ad essere molto utilizzata proprio con The Plucky Squire. Intendevo che per me la basetta è veramente comoda perché dimenticavo di mettere in carica il pad con il cavo. Chiedo bene a me per un messaggio approssimativo. Non era approssimativo, Harry. Ho detto che... Cioè, il problema del DualSense non lo risolvi con la basetta, ok? Non lo risolvi con la basetta
cioè la poca capacità della batteria la risolvi con la basetta e dici quando smetto di giocare lo metto sotto carica, è buona. Non è così. Comprerai Nintendo Switch 2 al day one? Sicuramente. Come ti sembra il sistema? Le cose? Che palle, devo stirare. Sai che c'è, mi faccio intrattenere da sti stronzi. Sei un mito. Sì, in sostanza è più o meno così. A dire la verità, oggi no, perché non l'avevo preventivato. Un po' come il triangolo, diciamo. Non l'avevo preventivato. No, figa, le camicie le lasciamo sempre per ultime. Come ti sembra il sistema di Steam Deck? Piuttosto dipende da quello che vuoi fare. Cioè, se tu Steam Deck lo vuoi utilizzare solo ed esclusivamente per giocare, è, diciamo, equiparabile a uno Switch. È facilissimo. Nel momento in cui tu vuoi utilizzarlo per un qualcosa di leggermente più, non dico evoluto, ma comunque di diverso dal gaming, è un disastro. È saltato l'aperitivo per lo stiraggio, questo è vero amore, figa, ditelo a mia moglie. Darai dentro la PS5 normale per la Pro? No. Se il futuro dovesse uscire di prezzo il Pro più lettore di disco 120 euro, la prenderesti ugualmente al day one? Cosa? Se la futura PS6 dovesse uscire più lettore di disco a 920 euro? No, non credo. Non lo so, dipende. Ciao Farenza, meglio PS5 Pro la prossima... Basta. Sera, detto più specifico, per il prezzo che ha, compreresti lo Steam Deck? Assolutamente sì. Il problema dello Steam Deck è l'utilizzo che ne faccio io, che è molto limitato. Non comprando giochi per PC, quindi non giocando, diciamo, nativamente su Steam Deck, ma utilizzandolo esclusivamente per giocare in remoto dalle console che ho in casa, e quel prezzo lì per me è assolutamente fuori di testa. Infatti Marione me l'ha regalata, perché me l'ha prestata, pardon, perché è un uomo meraviglioso. Mi confondo sempre con prestata / regalata per il fatto che non gliela ridarò mai più. Il controller migliore era quello del GameCube? No. E l'ho capito soprattutto giocando Metroid Prime su Switch? No. No. Io purtroppo ho sempre avuto dei... Nell'epoca Nintendo 64, GameCube e Wii, grande odio nei confronti di Nintendo dal punto di vista dei controller. Ok, questo glielo stiriamo così e sicuramente avrà delle balle. Zio canta. Poi, caro Fare, ti scrivo, non so per cosa. Infatti è proprio quello che ho detto io, tra l'altro... Sto già calcolando i termini per far valere la prescrizione verso Marione per diventare legittimo. Sì, praticamente per, come che si dice, per uso campioni. Mamma mia, ragazzi. State bene voi che non fate un cazzo dalla mattina alla sera. Bastardi. Qua si lavora e si fatica senza essere volgari. Ma dunque, che giochi proverai su Steam Deck? Eccolo, caro Farenzi, non gioco su Steam Deck, con giochi nativi Steam Deck. Che giochi proverai su Steam Deck? Dio buone. Passano gli anni, figa, ma mi date sempre delle ottime prestazioni. Bravi. Aspetta che porto di lava. Bene, andiamo avanti. In realtà sono io che invidio te. In media esco dall'ufficio alle 20:15, 20:30, però è anche vero che inizio dopo di te, alle 9:30. Minchia, non ti invidio per un cazzo. Ma proprio per un cazzo.
ma magari oggi al lavoro ho litigato con un francese che guidando ha tirato giù un faretto della luce e non lo voleva ripagare. Bastardo, bastardo, maledetto. Dai ragazzi, che siamo quasi al termine della fase stiraggio. Questa va così. Un commento sul caso Ubisoft. Ma io ho cercato di tirare in ballo il discorso oggi sulla chat di Telegram. Immagino tu ti stia riferendo, Giuseppe, al fatto che è emerso che Ubisoft abbia acquistato, diciamo, dei bot, o meglio, che dei bot abbiano commentato positivamente uno degli ultimi video di Assassin's Creed, come si chiama? Shadows, quindi diffondendo, diciamo, pubblicizzando, ecco, il video all over the world. Allora, posto che, indipendentemente dal fatto che, come pare, sia Ubisoft ad aver effettuato questa mossa di marketing in una maniera forse un po' troppo evidente, perché l'hanno sgamata immediatamente, diciamo che secondo me banalmente questa è solo una nuova forma di marketing, di pubblicità, chiamate come volete voi questa cosa, figlia dei tempi che stiamo vivendo. 15 anni fa una cosa del genere non sarebbe esistita, no? È solo un adeguarsi a pubblicizzare il proprio prodotto attraverso dei metodi di comunicazione più recenti, più giovani, più recenti, e che danno anche queste possibilità. Non lo trovo uno scandalo, come ho visto su alcuni titoli nelle news che parlavano di questa notizia. Non lo trovo uno scandalo, lo trovo semplicemente un po' una forma fessacchiotta, segnatevi fessacchiotta, di pubblicizzare un tuo gioco nel 2024. Tutto qua. La pratica di acquisizione di bot, finti profili, è una pratica abbastanza comune, soprattutto per chi ha profili social. Esattamente. Cioè, hanno utilizzato quello che quotidianamente viene utilizzato dagli influencer. Lo giocherai se andrà in sconto l'ultimo Star Wars? No. Il gatto sul tubo mi sta facendo un rai. Ciao Marcone! Ale! Grazie mille e benvenuti. Come sta andando lo stiraggio? Guarda, sto stirando proprio l'ultimo capo d'abbigliamento rimasto oggi. Quindi va più che bene. Benvenuti a tutti quanti. Avevo visto una domanda prima, mannaggia, mi è sfuggita. Adesso la recupero, eh. Spengo il ferro. Minchia, appoggio il ferro. Ok, tac. Siamo qui. Stacchiamo. Ah no, il cazzo, c'è la mia camicia, dannazione, non me l'avete ricordato, maledetti. La domanda che avevo letto. Vabbè. Dici che sia possibile fosse un attacco di falsa bandiera? Assassin's Creed è sotto shitstorm costantemente. Forse qualcosa che gli hater hanno organizzato per mettere Ubisoft in cattiva luce. Francamente, non credo. E francamente, non mi sono accorto di questa shitstorm attorno ad Assassin's Creed. Domanda: se attivo il Plus stanotte all'una, quando annullerò il rinnovo automatico, l'ultimo giorno scadrà esattamente all'una oppure alla mezzanotte del giorno stesso? Alla mezzanotte del giorno stesso. Quindi, se tu lo attivi all'una di domani, quindi all'una del 17 settembre, il tuo abbonamento scadrà alle 23:59 del 16 di ottobre. Ubisoft è capace di mettersi
in mostra, ciao Jeffed, mettersi in mostra in cattiva luce anche da sola tranquillamente. Vero, abbastanza, tuttavia mi pare di ricordare situazioni decisamente più gravi, ma decisamente. Che rapporti hai con il primo Beetlejuice e se guarderai il secondo? Guarda, il primo Beetlejuice l'ho visto quando è uscito, credo di averlo visto al massimo un'altra volta nel corso della mia vita. Che cazzo sta? Dicevo, non ho intenzione di rivederlo, di farmi un rewatch in attesa, nell'attesa spasmodica di andare al cinema e vedere il secondo. In buona sostanza, non me ne frego un cazzo. Ma ottobre-novembre, che titoli prenderai su PS5 o Switch? Mi fa piacere che l'Xbox non venga nemmeno considerata. Acquistare, direi... Zelda, se non me lo manda Nintendo, e sicuramente Astrobot. Sicuro di questa cosa, io attivai il Plus tipo la mattina alle 10 e ogni volta mi scade alle 10 di mattina. Mai visto un annuncio che ti dica l'orario in cui ti scade il PlayStation Plus. Mai visto. Andrà a vedere Joker 2? Non credo, seppur mi interessi sicuramente più di Beetlejuice, che non ripeto perché mi avete già fatto notare che l'ho detto due volte. Non so se andrò al cinema, non credo, perché calcolando che non credo di aver nessun amico intenzionato ad andare a vederlo, non è sicuramente il film che andrei a vedere al cinema da solo. Non perché ho paura, ho bisogno dell'accompagnatore, dell'entraîneuse, ma proprio perché non me ne frega un cazzo di andare a vederlo a tutti i costi. E che si prendono i soldi della carta a quell'orario ogni volta. Boh. Francamente mi pare un po' improbabile. Cioè, sono convinto del fatto che se adesso io apro il sito di Sony, mi loggo e vado a vedere quando mi scade il PlayStation Plus Extra, mi dice la data, non mi dice l'orario di quel giorno lì. Figa, qualcuno lo faccia, Cristo di Dio. È che, Marco, ti senti preso in giro da Sony e Microsoft rispetto alla generazione scorsa? Assolutamente no. Ma proprio zero. Ma perché? Perché ho due dita di testa e so il perché entrambe si siano mosse in questa maniera, seppur la maniera di entrambe sia reciprocamente molto diversa. E non mi sento di condannare nessuna delle due, ma proprio zero. Cioè, per cosa dovrei sentirmi preso in giro? Mi piacerebbe capirlo. Sia da Microsoft che da Sony, argomenta, figa. L'ultimo gioco platinato è l'ultimo gioco per cui ho avuto davvero tanto hype. Ultimo gioco platinato è sicuramente Spider-Man 2. L'ultimo gioco per cui ho provato tanto hype, qua faccio già più fatica a ricordarmelo. Tanto hype, poi non credo proprio di provarlo da anni. La luce da appoggiare alla scrivania per le live alla fine l'hai trovata? Risposta sì, risposta ieri, intanto che ero qua in live mi è arrivato un messaggio di mia madre che mi ha scritto è arrivato un pacchetto, anzi figa le rispondo che se no sono maleducato. Ok, grazie, ritiro domani o dopodomani. Proprio figa, è il mio, mia mamma è il mio Amazon Locker. Ok. Dicevo, mi hanno informato un po' da amici influencer
su quali fossero le luci migliori da poter acquistare, no? Su Amazon. Diciamo che le mie richieste non è che fossero poi così specifiche. Ho detto, datemi una cazzo di cosa che costi meno di 20 euro, in sostanza. E quindi mi hanno fatto mi hanno dato alcuni link, no? Bene, è emerso da sabato, da quando siamo andati a comprare con moglie e figlie dei libri da regalare a due compagni di classe della Maya che ieri hanno fatto la festina di compleanno. La Maya si è comprata un libro ed è emerso il problema di aver bisogno di una luce per poter leggere quando è a letto, senza utilizzare quella a soffitto che sveglierebbe anche la stella. Quindi ho comprato una lampadina da 11 euro, credo. Quelle proprio con la pinza da attaccare ai libri, ma che al bisogno la stacchi dal libro e la puoi mettere sulla scrivania e utilizzarla come bajur. Quindi vediamo. Anche tu costifica di lettering. No, tranquillo. Hai già preordinato iPhone 16? Sì, oggi in pausa pranzo. Sono due strategie che non collimano tra loro, ma effettivamente capiscono le legittime. Ok. Sì, comunque è arrivata sta figa di luce, la utilizzeremo in una live questa settimana sicuramente. Questa settimana le live quando saranno? Allora, domani no, non ce la faccio perché so già che uscirò alle 6:30 dal lavoro e quindi faccio una fatica del signore ad arrivare per le 6:30 a casa. Poi passerò dai miei a ritirare appunto la cosa. Mercoledì potrei, se sta sul tempo, fare una live pizza sostanzialmente. Vediamo. Giovedì non lo so, venerdì no, quindi sicuramente oggi e mercoledì. Venerdì, punto di domanda. Ho anch'io la luce a pinza da 2 anni, mai un problema, pagata al massimo 10 euro, doppia luce, calda, fredda, perfetta, la faccia di sticosi, di cerchi luminosi, esatto. A boxing in live della luce, va bene, provvederò sicuramente. Pensavo unboxing dell'iPhone, cosa che non farò sicuramente. Guarda che questo coso qua mi dà abbastanza fastidio. Opla! Tac, tac! Cioè, ti sembra che PS5 e Xbox One abbiano offerto meno hype a livello di giochi rispetto a PS4 e One? Ma cosa vuol dire meno hype? Cioè, meno hype dal mio punto di vista? Ma anche no, anche perché... Se non stiamo parlando di giochi Nintendo o giochi particolarmente sconvolgenti o nuovi capitoli di saghe che attendo e che seguo da anni, è difficile che ormai un gioco figa mi susciti così tanto hype. Probabilmente il prossimo è Death Stranding 2, per fare un esempio, ma il fatto che non ci sia stato tutto questo hype non è causa di Sony o Microsoft. Dai che domani esce Plucky, certo. La shitstorm di Assassin's Creed è iniziata tutta dal protagonista africano. Vabbè, figa. Gianluca te l'ha chiamata. Come meno appena colleghi sta luce ti si sbrasa impianto elettrico. Figa. No, dai. Hai giocato Astrobot? Non ancora. Lo farò a naso, direi, verso la seconda metà di ottobre. Dipende tutto da quanto mi dura The Plucky Squire e da quanto mi durerà Zelda. A proposito, intanto che ce l'ho in mente, beh, visto che mancano una decina di giorni, mando in diretta un messaggio a però. Hai giocato?
Ho temuto quando ti sei sbottonato la cintura. Sì, ma sto per denudarmi. Domani esce anche il DLC di Prince of Persia e The Lost Crown. Non me ne frega un cazzo. Magari si vedevano le mutande fresche con gli sci come nei mesi scorsi. Ora, non vorrei passare come quello che ha due mutande in croce. Però cazzo so quelle. Zelda, non so se prenderlo o meno. Sono uno di quelli che si è avvicinato alla saga con Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Secondo me, a maggior ragione, figa, dovresti provare questo Zelda. Perché coniuga, attenzione, meccaniche vecchie dei vecchi Zelda old school, ma utilizzando questa tecnica del riciclo di materiali, armi e mezzi o strumenti che trovi in strada per creare delle cose, un po' come avveniva sulla falsa riga di Tears of the Kingdom. Secondo me sì. Mi sembra di aver visto un cannone. Sta cosa qua comunque che avete indovinato, che mutande o su, mi ha abbastanza destabilizzato. Andate a fare in culo. Scemi. Ok. Ostia, aspetta, No, dovevo mandare un messaggio a mia mamma. Non solo per ringraziarla, anzi. Ok. Bene. A questo punto, ragazzi, visto che ho finito di stirare, gli argomenti un po' sono stati trattati, io vi saluterei dandovi appunto appuntamento, vecchie reminiscenze. Alla prossima, quindi, potenzialmente a mercoledì, facendo una live in giro se sta su il tempo. Ok, io vi ringrazio per avermi seguito. Aspetta, che qua io avevo visto online. Qua. Presa! Facciamo un bel ride a RetroBigini. Ride RetroBigini, che se lo merita tutto. Va bene? Io vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata, un buon lunedì sera. Se non ricordo male, stasera è la sera in cui si guarda Food Network. E ciao a tutti, grazie.